Ciao a tutti! Questa settimana non ho fatto esplorazioni perché ho partecipato alla rievocazione storica della battaglia di Parabiago, rievocazione storica medievale della battaglia di Parabiago che si tenne il 21 febbraio del 1339 nelle campagne tra Parabiago e Nerviano. E allora, prima di farvi vedere qualche ripresa della manifestazione, vi racconto un po' un brevissimo riassunto di questa battaglia. Nel 1327, alla morte di Galeazzo I Visconti, che era il signore di Milano, restò un unico erede, il figlio Azzone Visconti, il cui zio però, che si chiamava Lodrisio, attraverso una serie di congiure tentò di spodestare Azzone. Queste congiure furono tutte vane fino a quando lo zio Lodrisio fu costretto a scappare a Verona, dove mise assieme un'armata composta principalmente da soldati tedeschi e svizzeri, oltre ad alcuni nemici del nipote, che però nel frattempo aveva stretto anche lui varie alleanze. Il 21 febbraio del 1339 ci fu la battaglia che all'inizio sembrava volgere a favore delle truppe di Lodrisio, tanto che i difensori furono costretti a scappare in parte a Milano e in parte a Rho. Quelli che fuggirono a Rho riuscirono a riorganizzarsi e contrattaccare le truppe di Lodrisio, che furono respinte di nuovo a Parabiago, dove furono sconfitte. Secondo la leggenda, durante lo scontro finale comparve in cielo un nuvolone bianco dal quale uscì Sant'Ambrogio a cavallo, che tutto infuriato frustò i nemici, i soldati di Lodrisio, facendoli spaventare e portandoli così alla sconfitta. Sembra un po' la stessa leggenda, se vi ricordate, di quando ero andato alla Rocca di Orino, che a un certo punto è comparso sempre sto Sant'Ambrogio sul cavallo bianco fuori dal nuvolone, quella volta però a scacciare gli ariani. Tutte solite leggende farlocche. Però dopo questo breve riassunto delle vicende della battaglia, adesso vi lascio a qualche immagine che sono riuscito a riprendere durante la giornata. Ed eccomi nel parco di Villa Corvini, qui a Parabiago. Alle mie spalle, come vedete, c'è il viale con le bancarelle, mentre di fronte a me c'è il campo dove si svolgerà una parte della manifestazione. Ecco tutta la fila delle bancarelle, la villa, e qui siamo ancora in fase di allestimento perché è mattina, sono le 9, fra un'ora comincia la manifestazione. Di là si mangia, si beve, e qui ci saranno tutte arcieri, il fabbro, cose medievali, e in mezzo, eccola, in fondo stanno allestendo le tende, e qui in mezzo c'è l'arena dove ci sarà la rievocazione della battaglia di Parabiago. In pratica faranno ammazzate, ma vediamo un po' cosa c'è sulle bancarelle. Prima di tutto c'è la mia bancarella, che conoscete già, però ve la faccio vedere lo stesso, anche perché ci sono pezzi nuovi.
E dopo le bancarelle, ecco la parte medievale. Vista la buona affluenza di pubblico, sono dovuto restare gran parte del tempo dietro la mia bancarella, quindi non sono riuscito a riprendere tutto, ma vi lascio comunque alle immagini. Thank you.
È stata sicuramente una gran bella giornata in compagnia di bella gente. Peccato che la manifestazione si sia svolta in due punti diversi della città a causa della rivalità fra le due organizzazioni che hanno organizzato le due parti diverse di manifestazione. Poi sì, c'era la sfilata che andava avanti da una parte all'altra, però sarebbe stato meglio se fosse stato tutto lì nel parco di Villa Corvini, anche perché lì lo spazio ci sarebbe stato per tutti e sarebbe venuta fuori una manifestazione ancora più bella. C'è gente che lavora alla protezione civile che conosco che mi ha detto che l'anno scorso o due anni fa o la prima o la seconda rievocazione che hanno fatto addirittura l'hanno fatto per farsi ancora più concorrenza, l'hanno fatto in due giorni separati, e se uno va un giorno poi non ritorna alla stessa manifestazione un altro giorno. Magari l'anno prossimo riusciranno a mettersi d'accordo e fare tutto nello stesso posto, che ripeto sarebbe una gran bella cosa. E adesso devo fare un appunto per chi organizza la parte di mercatino di queste manifestazioni. Sarebbe molto meglio, invece che
far venire espositori a caso, far venire espositori a tema con la manifestazione, che abbiano merce a tema, perché per esempio domenica io sono quello che ho venduto di più perché ero anche l'unico che aveva articoli a tema medievale, infatti avevo le spade, le asce, le croci, cose così, sono andate via subito. Invece altri che avevano prodotti anche belli ma che non c'entravano niente con la manifestazione hanno venduto poco, qualcuno non ha venduto anche proprio niente. Quindi penso che questo punto potrebbe essere curato meglio. Comunque, a parte questo, è stata davvero una gran bella giornata in compagnia di bella gente e ho conosciuto anche nuova gente bella che spero di incontrare presto e soprattutto ringrazio chi è venuto a trovarmi anche da lontano. Detto questo, spero che le riprese siano state di vostro gradimento. Questa settimana non ho ancora in programma né mercatini né fiere, ma devo vedere, magari andrò di nuovo in esplorazione. Nel frattempo, voi continuate a seguirmi sul mio canale YouTube TwoSpeed, iscrivetevi e attivate le notifiche, lasciate un like sotto video, lasciate un commento, condividete i video se vi sono piaciuti, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così mi aiutate a farlo crescere. Iscrivetevi anche ai miei gruppi su Facebook, Urbex and Mystery, dove trovate tutte le coordinate di tutte le mie esplorazioni, e escursioni e viaggi in kayak, dove trovate tanti percorsi interessanti da fare in kayak. Date un'occhiata sempre su Facebook alla mia pagina TwoSpeed Artigianato, dove trovate tutti i miei lavori artigianali in pietra, legno e metallo, e io vi do appuntamento al prossimo video. Oh yeah!